Bentrovati amici sul mio canale di YouTube, oggi voglio parlare con voi di un documento che sta scuotendo tantissimo i Balcani occidentali. Prima di cominciare vi ricordo però di iscrivervi per non perdere nessuno dei miei prossimi video. Il tema è quello di un no paper, vale a dire un documento non ufficiale che sta scuotendo tantissimo la politica interna e la politica estera di molti paesi dell'ex Jugoslavia e non solo. Questo documento prevederebbe una grandissima rivoluzione per quello che è l'attuale assetto statale della Bosnia Erzegovina e del Kosovo. Se il documento esistesse, staremmo parlando quindi dell'ultima definizione a livello di confini per quello che riguarda l'assetto che è uscito fuori dal crollo della Jugoslavia. Quindi un documento molto importante di cui in Italia non se ne parla tantissimo. Io devo ringraziare il mio amico Giovanni che mi ha segnalato la notizia. Ma mettiamo un po' di ordine sull'intera vicenda. Allora, di questo no paper sappiamo, secondo le indiscrezioni, che sarebbe scritto da mani slovene, partorito in Francia e Germania. Dobbiamo aggiungere che Lubiana, la capitale della Slovenia, si appresta ad assumere la presidenza di turno dell'Unione Europea. Ora, cosa è contenuto dentro questo no paper? La Bosnia Erzegovina è una federazione costituita da due entità. La prima entità, la Repubblica Srpska, verrebbe fagocitata interamente dalla Serbia. La seconda entità federale, invece, la Federazione di Bosnia Erzegovina propriamente detta verrebbe amputata dell'Erzegovina che finirebbe alla Croazia e rimarrebbe quindi un territorio decisamente più piccolo con capitale Sarajevo come Bosnia. Per quanto riguarda il Kosovo, tra i progetti c'è quello di riuscire a far unire il paese che è a maggioranza albanese con l'Albania, salvo riconoscere ai numerosi monasteri serbo-ortodossi autonomia. Si dovrebbe permettere quindi la creazione di un distretto autonomo regionale con potestà legislativa nel nord del paese, dove la popolazione serba costituisce un elemento importante. Infine, la possibilità di creare verso la città di Mitrovica un polo economico autonomo per riuscire a contrastare il dilagare della malavita sia serba che kosovara. Per chiunque volesse approfondire l'argomento, posto in descrizione la figura di Oliver Ivanovic, un politico serbo-kosovaro che fu ucciso nel 2018 proprio perché continuava a denunciare il dilagare del malaffare fare a Mitrovica e in generale in tutto quello che è il confine permeabile tra Serbia e Kosovo. Ora va da sé che la portata di questo documento è esplosiva, intanto perché cancella completamente l'assetto degli ultimi 30 anni che conosciamo. In pratica si prenderebbe atto del fatto che la pace di Dayton è stata un fallimento e lo stesso per quanto riguarda il Kosovo. Ora, politicamente il Kosovo, per esempio, è un paese dove i processi di state building e di nation building sono falliti. Anche la Bosnia patisce una situazione simile. I vertici, per esempio, della Repubblica Srpska agitano sempre lo spauracchio di una scissione e di una unione con la Serbia. È chiaro che due proposte come queste sanciscano tre cose: il fallimento delle politiche perseguite dalla cooperazione internazionale in Jugoslavia negli ultimi anni, la fine del secolo americano, almeno per quanto riguarda i Balcani occidentali, e quindi indirettamente il tentativo della diplomazia europea di tornare protagonista per questioni che la riguardano direttamente. Del documento si conoscono più le reazioni che il contenuto in senso stretto. Se l'Albania e il premier Edi Rama si è detto interessato per alcuni punti, in altri paesi come il Kosovo, e questo suona un po' come un paradosso, si è bollato il tutto come l'ennesima provocazione della Serbia. La dirigenza al potere in Kosovo ha giocato da sempre gran parte della sua retorica politica sull'unione del Kosovo con l'Albania, vietato dall'attuale Costituzione. La Serbia, invece, per bocca di Vucic, si è detto sì, interessato per alcuni punti, meglio rispetto al precedente piano Ahtisaari, ma d'altro canto vi sono moltissime criticità che non sono in grado di accogliere. È chiaro che facendo un bilancio molto spiccio, la Serbia è interessata all'acquisto della Repubblica Srpska, e poi la motivazione per cui è scoppiata la guerra in Bosnia, mentre non si dimostra interessata con la perdita definitiva del Kosovo, qualora l'Europa decida effettivamente di spingere su questo documento, si verrebbero a creare tre grandi poli: una medio-grande Croazia, una medio-grande Serbia,
Serbia e una medio grande Albania. Ora, la Croazia fa parte dell'Unione Europea. L'obiettivo potrebbe essere quello di cercare di imporre un nuovo ordine europeo su tutta la penisola balcanica e avere come obiettivo di medio termine l'integrazione di Belgrado e di Tirana e anche di Pristina all'interno dell'Unione. Le ricadute di scelte del genere si rifletterebbero sui vicini. Stiamo pensando per esempio alla Macedonia e al Montenegro, un colpo di spugna molto forte per quanto riguarda la Bosnia, perché poi si darebbe completamente torto a quella che è l'architettura post-Dayton e anzi si tornerebbe, per chi mastica la materia, all'ipotesi del piano Van Stowen. Da tutto questo emerge sicuramente il fatto che in questo momento storico l'Europa e gli Stati Uniti siano concorrenti diplomatici e per sfere di influenza. Per chi ha buona memoria, Trump proponeva un accordo tra Belgrado e Pristina ed era riuscito addirittura a negoziare un accordo economico molto importante. È chiaro che chi pagherebbe il prezzo più alto sarebbero ancora una volta i bosniaci musulmani, che si troverebbero quindi all'interno di una ridotta molto forte. Abbiamo detto che non si può prescindere nel momento in cui si cerca di parlare di una risistemazione dei Balcani anche di vicini che non vengono contemplati in prima linea. La storia lo ha dimostrato, il futuro di ogni singolo paese all'interno dei Balcani e soprattutto di quello che fu l'universo della ex Jugoslavia è intimamente connesso e interdipendente. Sapere se questa sia la soluzione giusta ora è impossibile. È chiaro che l'Europa è tornata e vuole fare pesare il suo peso negoziale e il suo potere attrattivo per cercare quindi di trovare una soluzione valida a problemi annosi che sono stati cristallizzati dalla diplomazia americana e subiti passivamente da quella europea, ma non risolti. Dobbiamo aspettare e vedere effettivamente che cosa di questo no paper si verrà a realizzare. La mia riflessione termina qui, aspetto come al solito il vostro punto di vista, oltre che un mi piace. Da Roma è tutto, Guglielmo.